E la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a pregare in preghiera. Adesso benedico il uomo di che hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidi rinnovati nello spirito alla festa dello splendore del Cristo. Cristo, ieri, alfa e omega, a lui appartengono il tempo e il secolo, a lui la gloria e il potere, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini del tuo spirito si vibrava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. Anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del popolo futuro dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue ed acqua e dopo la sua resurrezione comandò ai discepoli: andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli e battezzatevi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, o Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, o Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo.
tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.